Allora, mister, siamo a 2 giorni dalla partita di Scalea, l'ennesima trasferta dalla quale il Bogalle cercherà di trarre altro fieno da mettere in cascina. Si viene da 3 risultati utili consecutivi, si proverà a dare seguito a questa scia positiva. Sì, cercheremo di continuare la scia positiva, non disdegnando di pensare che lo Scalea è una buona squadra. In 2 partite fuori casa ha fatto 4 punti, ha vinto a Gallico, quindi domenica ha pareggiato ad Acri. Un paio di settimane fa ha vinto a Gallico, quindi è una buona squadra, è una squadra che lotta fino alla fine. Quindi bisogna stare attento perché insomma, fermarsi adesso non è il momento giusto, anche perché veniamo da una non buona gara sul piano dell'espressione del gioco di quella infrasettimanale. E non possiamo assolutamente a pensare che le tossine di mercoledì possono influenzare la gara di domenica, questo non esiste. Quindi andiamo allo Scalea consapevoli della forza della squadra avversaria e consapevoli che noi diciamo, siamo pure una buona squadra. Ecco questo. Ce la giocheremo a viso aperto come sappiamo fare, poi il risultato del campo, quello che ci manca fuori casa ancora è una vittoria, però. Ecco, andiamo con l'intenzione di fare il risultato, poi vedremo quello che saremo riusciti a fare. Tornando alla partita di mercoledì, i ragazzi hanno dimostrato, lei che comunque tiene il polso della situazione, hanno già dimostrato di aver saputo reagire a quella partita o comunque di avere la ferma intenzione di rispondere sul campo a questo risultato. Ma certo, è chiaro che c'è un po' di delusione tra di noi, ieri c'è stata un po' di delusione tra di noi, perché pensavamo di effettuare un altro tipo di gara, vuoi un po' per la forza del San Luca, vuoi un po' perché non siamo riusciti ad esprimerci secondo le nostre caratteristiche, c'è un po' di delusione, c'è un po' di delusione, però cosa dobbiamo fare? Insomma, le partite nascono così, davanti a noi ci sono anche gli avversari, quindi volevamo fare un altro tipo di prestazione, certamente quando le prestazioni e nascono così e finiscono così, c'è poco da fare, bisogna accettare il risultato del campo, però voglio dire, è chiaro che mercoledì non è stato visto il vero Bogalle e adesso tutti abbiamo voglia di dimostrare che effettivamente non siamo quelli di mercoledì, anche se io ritengo che mercoledì non è che abbiamo fatto una partita così pessima, gli episodi ci sono stati sfavorevoli, però io non me la sento di dare oltre ai ragazzi perché stanno facendo un grandissimo campionato. Oltre le più rose aspettative per gli altri, non per me, e siamo ancora fino a prova contraria in semifinale di Coppa Italia e si deve giocare il ritorno se e quando la società deciderà. Ecco, da questo punto di vista, quale sarà la discriminante che potrà portare ad una mancata presentazione del Bogalle a San Luca? Cosa vi aspettate perlomeno come risposta dagli organi competenti? Ma guarda, aspettarsi proprio niente perché ormai quello che fatto è fatto, ci è stata tolta una probabile vittoria. Andare con il 3-2 per noi a San Luca e andare col 2-2 non è facile perché un eventuale pareggio 0-0-1-1 porterebbe San Luca ad essere qualificato. Per cui è chiaro che non è una cosa da poco. Anche perché voglio dire, uno deve capire che come sbagliano gli allenatori, sbagliano i calciatori, può sbagliare anche l'arbitro, ma quello secondo me non è un errore di valutazione, è un errore di personalità, non ha avuto, tra parentesi, le palle per darlo e quindi non l'ha dato. Noi avevamo avuto un'altra esperienza con quest'arbitro a Paola, dove noi avevamo perso perché la Paolana aveva, in questo campionato aveva giocato meglio di noi, avevamo perso 2-0, quindi qualcosa che lui aveva fatto in campo non si era vista, perché comunque un eventuale errore suo non era stato determinante ai fini del risultato, avevamo perso per merito della Paolana e per demerito nostro, però avevo visto che era molto presuntuoso, arrogante, supponente. Ricordo un episodio che io per la quarta o quinta volta nel primo tempo l'ho chiamato signor Cipolla e lui mi ha detto a un certo punto, sono testimoni i ragazzi, la finisca di chiamarmi signor Cipolla perché mi viene la paranoia. Allora se dopo 4-5 volte che io lo chiamo diventa un paranoico, significa che lui dovrebbe quantomeno fermarci un pochettino e valutare attentamente questi problemi che lui ha. Per quanto riguarda il resto, domenica il discorso del, mercoledì il discorso del rigore è stato quello più eclatante, però ci sono state tante altre situazioni, i falli dentro l'area che il nostro Bubba ha preso con le labbra rotte e gli schiaffi dati nelle situazioni di fermo, l'arbitro non ha visto niente.
Però ci sono anche, c'è anche una terna, c'è il guardalino numero uno, questo vicino alla panchina, il signor Cozza Di Paola, che non faceva altro che minacciare noi mentre loro dalla panchina abbandonavano l'area tecnica, uscivano, facevano. Poi, per non parlare del bacio, la prima volta che vedo che un ragazzo segna e va a baciare, l'arbitro si fa baciare, lì l'arbitro secondo me ha sbagliato, perché doveva venire da noi e farci le condoglianze, no? Se lui si facilita con gli altri, l'altra squadra, questa è la nota di... per sdrammatizzare, per scherzare, però sai, il calcio è questo, purtroppo è stato un errore determinante, perché lì non so a cosa pensare, io le idee ce l'ho, però cioè, non mi va di fomentare ancora polemiche, perché giustamente la delusione è tanta, però un rigore di quelli l'ha visto tutto il mondo, come si fa a non darlo? Lì non è che c'era il dubbio, l'arbitro era coperto, perché ci può stare un fuorigioco non chiamato, ci può stare un fallo. Però lui era a 2 metri, io ho visto, e si vede chiaramente dalla telecamera, che voi giustamente avete ripreso, e grazie anche a voi che l'avete ripreso questo episodio, che lui si gira verso il dischetto, poi torna dietro e ammonisce Leo. E lì era il rigore, poi era da dimostrare se noi l'avessimo segnato, però andare sul 3-2 sarebbe stata un'altra partita. Però adesso aspetteremo le decisioni. Io dalla Lega non mi aspetto niente, e mi devo aspettare. Alla fine, in qualunque altro campo, io ho 24 anni che alleno in eccellenza, con 3 presenze in promozione, qualche presenza in D, più 20 anni di calcio fatto sempre nella famosa Melitese e Nova Melito. Posso dire che in qualunque altro campo, probabilmente domenica, mercoledì sarebbe successo il putiferio. Non è successo niente, perché qui a Bocale lo sappiamo tutti, c'è una società fatta da signori, c'è un pubblico competente che viene a vedere quel poco che, da parte nostra, che viene a vedere la partita. Io sono convinto che in qualunque altro campo, in qualunque altra città, in qualunque altra sede sociale in casalinga di una società, sarebbe successo qualcosa di irreparabile, e questo non è giusto. Qualcuno alla fine ha protestato, sì, magari anche in maniera veemente, però anche lì abbiamo avuto una provocazione del guardialine di Lini, il numero uno Cozza, che ha detto, perché, ecco, ti dico le testuali parole che ha riferito al nostro dirigente, e che il dirigente mio ha riferito a me: Caconi, adesso perché non protestate. Ecco, non commento, perché sarebbe troppo facile interpretare e commentare l'epiteto che il signore in questione, signore tra virgolette, ha detto. Lui non sa niente delle persone, se hanno coraggio o meno, si è permesso di esprimere un giudizio che avrebbe potuto tranquillamente evitarsi. Per cui è chiaro, non bisogna andare mai sopra le righe, siamo tutti contro la violenza. Io ho pagato a volte con delle squalifiche retroattive, la prima volta nel mondo, vengo squalificato ad aprile con la squalifica a maggio, con la squalifica che va in vigore da settembre, quindi ne ho subite parecchio, tante volte sono stato il responsabile, mi sono assunto le mie responsabilità. Secondo me assumersi le proprie responsabilità non significa, e da questa parte dell'arbitro farebbe bene assumersi le sue responsabilità con le competenti autorità, con l'associazione arbitri e con altro. Non vogliamo che nessuno lo crocifigga, però è chiaro che l'ha fatta grossa, e quindi secondo me è giusto che lui rifletta, e mi auguro che se continuerà a fare l'arbitro, e che se la federazione italiana, l'associazione italiana arbitri gli darà ancora fiducia, faccia esperienza e faccia tesoro di questa esperienza, e capisca che l'imparzialità bisogna farla dal primo al 97esimo, fin quando si è dentro il campo, perché non so da che cosa è dipesa questa sua sudditanza e questa sua essere succube da parte del San Luca, perché in questo caso il San Luca non c'entra proprio niente. Loro hanno fatto giocare la partita che hanno ritenuto più opportuno giocare. In effetti io non mi riferisco né alla società, né ai ragazzi, né al mister San Luca. Loro si sono giocati la partita come, ripeto, hanno ritenuto opportuno giocarsela. Secondo me chi doveva garantire la regolarità e l'applicazione dei regolamenti non l'ha fatto, e questa è una cosa gravissima. Io non penso che le hanno detto da Catanzaro, dalla sede centrale dell'associazione italiana arbitri, vai a Bocale e fai non fare vincere il Bocale. Questo non lo penso, perché non sarei qui ad allenare la mia squadra, però come giusto che si prendano provvedimenti nei confronti dei ragazzi, dei dirigenti, degli allenatori, io sono un esempio vivente, è giusto che si prendano provvedimenti nei confronti degli arbitri e si facciano fermare e riflettere per qualche po' per vedere. Per quanto riguarda, tu mi dicevi, la partita, no, la partita del futuro, io sono indipendente dalla società, ho le mie idee,
Le ho espresse alla società. La società è abbastanza matura, è abbastanza esperta e pacata per affrontare anche questo problema. Certamente noi abbiamo un grande rammarico, una grande amarezza, perché siamo sicuri che se al posto del San Luca ci fosse stata un'altra squadra avrebbe fatto un altro tipo di arbitraggio. Non so perché, quale paura ha avuto, quale pressione sua psicologica ha potuto avere nei confronti nostri. Non credo nella malafede, però non posso credere nemmeno nella buona fede. Quindi niente, aspettiamo, secondo me non ci sarà niente se non una multa nei confronti della società, però non è successo niente da parte dei miei calciatori, non è successo niente da parte della società, ha solo protestato vibratamente e mi sembra pure pacifico al 94esimo dopo esserti visto non dare un rigore eclatante che pure un cieco avrebbe visto, essere arrabbiati. Siamo stati arrabbiati, però il fatto che la società ci ha fatto parlare a distanza di 48 ore noi altri tesserati al sottoscritto per evitare di poter dire delle cose che potessero ledere l'immagine degli organi competenti, e nostra stessa ha voluto farla così. Siamo molto pagati, a denti stretti, a malincuore, con grande fair play abbiamo accettato il risultato del campo. Adesso con il San Luca se ne riparlerà la settimana prima, se la società si presenterà o meno sono affari loro, noi siamo dipendenti e ci limiteremo solo a fare quello che la nostra società dirà. Per cui adesso pensiamo allo Scalea, perché abbiamo parlato abbastanza di questa partita di mercoledì, perché l'obiettivo Coppa Italia è un obiettivo successivo a quello che è l'effettivo valore del nostro campionato. Noi dobbiamo salvarci il più presto possibile e poi se avremo tempo migliorare la classifica, però il nostro obiettivo è salvarsi. Presidente, la squadra si sta preparando quest'oggi per la trasferta di campionato a Scalea. Dopo tre risultati utili di fila si cerca di dare ancora continuità in campionato. Manca però ancora questa vittoria in trasferta, a Scalea potrebbe essere l'occasione giusta? Sì, potrebbe essere l'occasione giusta se noi andiamo col piglio giusto, perché a parte Gallico non credo che noi abbiamo demeritato sulle trasferte che abbiamo fatto. Isola è eclatante, la mole di gioco che abbiamo fatto e le azioni che abbiamo sprecato sono eclatanti, quindi sono fiducioso, sono certo che sicuramente andremo a dire la nostra, forte anche dalla grande ingiustizia che abbiamo patito mercoledì, e faremo bene. Da questo punto di vista la squadra avrà certamente voglia di riscattare questo risultato di mercoledì in Coppa, che in parte preclude il cammino verso la finale, servirà adesso al Bocale la vittoria. Certo, se quel rigore fosse stato concesso la storia sarebbe potuta essere diversa. Diciamo, se l'arbitro a sto punto era diverso da quello che è stato, sicuramente sarebbe stata, parlavamo adesso di un'altra storia effettivamente, perché a parte l'episodio del rigore che insomma ormai è virale su tutti i social, perché sta diventando qualcosa da far vedere a chi fa calcio, no? per evitarlo, ma ci sono stati anche tanti altri episodi che noi non abbiamo mai marcato, sottolineato per rispetto appunto degli avversari, perché non è giusto. Però per chi ha assistito alla partita ha visto che quella partita è stata un po', tra parentesi, falsata, non dal risultato, che è stato legittimo, giusto. Il San Luca, come si è visto, non è una squadra di promozione, è una squadra che gioca in promozione ma che farebbe benissimo anche in eccellenza. Detto questo, però, non posso non pensare a tutto quello che è stato l'andamento dell'arbitro durante i 90 minuti, dove non ha sanzionato alcuni colpi bassi, chiamiamoli così, con un cartellino rosso, si è fatto mettere praticamente i piedi di sopra. I ragazzi di questo sono molto rammaricati e sono veramente incazzati, quindi mi auguro che questo loro, questa loro emotività la mettono in campo domenica e facciamo un risultato. È inutile parlare dei tre punti, perché poi alla fine, voglio dire, il calcio ti smentisce qualsiasi pronostico.
però ci teniamo tanto anche perché andremo a affrontare poi due partite in casa con Agri e Bolinese, e quindi se riusciamo a fare il risultato a Scalea possiamo chiudere con un buon risultato, con un buon giro di boa. Ecco, tornando all'episodio di mercoledì, è sembrato abbastanza paradossale che 5 minuti prima l'arbitro abbia ammonito per la seconda volta Romeo per una trattenuta identica e lo abbia espulso, 5 minuti dopo in area di rigore però per l'identico fallo ha lasciato correre. Sì, io non trovo una spiegazione, se non quella che ho detto a caldo quel giorno, che lui ha avuto paura. Ha avuto paura di fischiare un rigore sacrosanto, ha avuto paura forse di fischiarlo nel momento in cui mancavano pochi secondi alla fine, ma questo non vuol dire niente, perché se c'è va fischiato. E sì, l'episodio che hai citato tu, voglio dire, è stato anche evidente, perché lì per lì, se un arbitro, voglio dire, vuole essere un po' giudizioso, no? Lascia correre quell'ammonizione, che poi nessuno è andato a chiedergliela, o perlomeno usa lo stesso metodo di giudizio subito dopo sul calcio di rigore, perché sul calcio di rigore è stato talmente evidente, perché sono stati 2 o 3 secondi abbracciati, cioè più che altro il nostro giocatore è stato placcato per 2 o 3 secondi davanti a lui. Quindi io non so come può giustificarsi e non so cosa farà l'AIA in merito, però so che noi pretendiamo di essere rispettati, e il rispetto che noi pretendiamo è che questo arbitro sia allontanato il tempo necessario, che capisca anche quegli errori che ha fatto, e di capire soprattutto se lui è all'altezza di poter fare questi campionati, perché lui l'abbiamo avuto anche a Paola, e a Paola ha dimostrato la stessa identica cosa, e soffre parecchio secondo me quando la partita si fa abbastanza tesa. A Paola, il nostro giocatore, ha preso a gioco fermo una testata e lui, cioè, l'ha visto sanguinante, l'ha visto gonfio, non è che si è tirato un pugno solo o un suo compagno gli ha tirato un pugno, quindi anche lì ha fatto orecchie da mercante. Sinceramente, intanto mi auguro che non ce lo mettano più a noi, e dopodiché che venga punito. E a questo proposito la società, vista appunto questa situazione, si sentirà tutelata. Allora, siamo qui con il capitano del Bocale, Leo Secondi, con il quale ci parliamo un po' della partita di domenica che la squadra affronterà a Scalea, un Bocale che ancora in trasferta non ha vinto, ha ottenuto solo 2 punti, viene da 3 risultati utili di fila. La partita di Scalea potrebbe essere magari l'occasione giusta per ottenere questa tanto cognata prima vittoria fuori casa? Sì, infatti è quello che ci sta mancando, è una vittoria fuori casa per continuare questa striscia positiva soprattutto, e per ottenere forse qualcosa che abbiamo perso in qualche partita fuori casa, che meritavamo qualcosa in più. Quindi andremo a Scalea contro un durissimo avversario, però sempre cercando di ottenere i 3 punti, che è quello che abbiamo bisogno veramente per fare ancora un altro salto in classifica. La squadra arriverà a Scalea dalla partita di mercoledì di Coppa, dove c'è stato questo episodio finale che un po' ha lasciato degli strascichi di rabbia, un'opportunità persa per poter andare poi a ritorno a San Luca con il vantaggio della vittoria. La squadra metterà in campo a Scalea forse la rabbia giusta per poter affrontare l'avversario? Sì, assolutamente, perché siamo un po' rammaricati di quello che è successo mercoledì, dopo tanti sacrifici che facciamo noi, la società, quindi andremo sicuramente con una grinta in più per riprendere i 3 punti che abbiamo perso in Coppa, soprattutto perché vabbè, per causa di quell'episodio non dato ci è mancata la vittoria, quindi sicuramente c'è una rabbia che vedremo se riusciremo a tirarla fuori la Scalea. Ecco, tu proprio nell'occasione del rigore hai protestato in maniera molto vivace, ma come te anche i tuoi compagni, hai preso anche l'ammonizione dall'arbitro. È paradossale che 5 minuti prima lo stesso arbitro, con un episodio identico, abbia ammonito Romeo, lo abbia espulso, una trattenuta su Mercurio a centrocampo. 5 minuti dopo però in area di rigore ha scelto di una cosa totalmente diversa. Sì, come le dicevo prima al tuo collega, io da 9 anni che sono qua in Italia e non mi era mai capitato dentro un campo di calcio vedere un episodio così chiaro
non essere chiamato, anzi se vedete le riprese addirittura cerco di indirizzare, di chiamarli quello che stava succedendo, però perché per me sono stati due rigori in uno, quindi niente, ormai è andata così e andiamo avanti. Siamo con il team manager del Bocale, Valerio Sgro, con il quale commentiamo quello che è stato un po' questi ultimi due giorni post San Luca, con gli strascichi di quella partita, soprattutto di quell'episodio finale, un errore arbitrale abbastanza clamoroso. Diciamo marchiano, anche perché l'hanno visto un po' tutti. Alla fine hanno anche detto i giocatori e la dirigenza del San Luca che era effettivamente rigore. Ma a parte questo, diciamo che abbiamo fatto una gran bella partita, soprattutto nel secondo tempo. Nei primi minuti di gioco eravamo un po' timorosi con rispetto anche del San Luca, che è una squadra abbastanza compatta e anche prima nel girone B del campionato di promozione, quindi tirando un pochettino i conti, diciamo che la squadra prima in promozione farebbe una bella figura in metà classifica dell'eccellenza, ecco. La cosa che è sembrata abbastanza paradossale è che, tornando indietro di 5 minuti rispetto all'episodio incriminato del rigore, un identico episodio con il placcaggio di Romeo su Mercurio a centrocampo ha portato al fallo e alla seconda ammonizione del calciatore San Luca. Poi appunto 5 minuti dopo l'arbitro ha utilizzato un metro di giudizio differente. Come si può spiegare un episodio simile? Non c'è nessuna spiegazione, però io dico... Noi giochiamo una partita con il San Luca, l'altra partita della semifinale è Paolana, Corigliano, e ci mandano un arbitro di Cosenza, se non erro, e i segnalini, i guardialini sono di Paola, quindi poi sta agli altri dire e tirare le somme. Mi sembra una cosa molto molto strana, e poi si è visto benissimo che l'arbitro ha guardato il centro dell'area per indicare il rigore, ha tirato subito la mano indietro come per dire no, non è rigore, ma cioè, è impossibile. Quindi secondo me è un arbitro che è venuto qui prevenuto. Non voglio aggiungere altro sul discorso dell'andamento della partita riguardo gli arbitri. Noi guardiamo in casa nostra, cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare, quello che sappiamo fare quando giochiamo bene a calcio. Pensiamo alla prossima partita, che è molto importante per il proseguo, non che la Coppa Italia non sia importante, anche perché essendo arrivati alla fase finale, diciamo clou con la semifinale, un passo ci giochiamo alla finale, sarebbe un traguardo ambito un po' da tutte le squadre, noi ci siamo lì e ce la vogliamo giocare fino alla fine, insomma. Pensiamo adesso sulla partita di domenica contro lo Scalea, Bocale che ancora fuori casa ha collezionato pochi punti, un rendimento differente rispetto alle gare interne, però viene da 3 risultati utili di fila e adesso potrebbe essere magari la volta buona per andare a cercare la prima vittoria. Ma questo noi ce l'auguriamo in casa, io vedo molta fiducia da parte dei giocatori, da parte del mister, da parte della società, io vedo che seguo anche la squadra, la vedo molto molto più cresciuta fuori casa. Diciamo che voglio pensare che siamo un diesel, quindi fuori casa adesso è la volta buona di spingere sull'acceleratore e fare risultati e portare a casa i 3 punti. È nelle nostre corde, quindi io ci credo moltissimo e ci credono anche i giocatori. E li vedo molto molto motivati in questa settimana. Giocano, giocano!
Non può uscire! Adesso! Veloce!